Alla vigilia della decisione del TAR del Lazio, il comitato referendario Sì Acqua Pubblica, presieduto dal consigliere regionale Roberto Placido, si scaglia contro la decisione del governo di non accorpare i tre referendum alle elezioni amministrative. Sentiamo. Il comitato referendario Sì Acqua Pubblica, nato a Torino su iniziativa del consigliere regionale del PD Roberto Placido, annuncia due ricorsi contro la decisione del governo di non accorpare alle elezioni amministrative il voto per il referendum su acqua, nucleare e legittimo impedimento, con il solo scopo di boicottare l'esito delle consultazioni popolari. Abbiamo presentato il ricorso al TAR del Lazio, competente, deciderà domani, giovedì, e entro fine aprile lo stesso alla consulta, affinché venga una cosa naturale, normale, che tutti capiscono, tranne una parte di chi ha la responsabilità di decidere, che bisogna accorpare i quesiti referendari sull'acqua, poi sul nucleare e sul legittimo impedimento insieme alle elezioni amministrative, ma non per un calcolo perché così è più facile che passi o meno, che fra l'altro è offensivo dell'intelligenza delle persone, ma per il semplice motivo che si risparmiano 350-400 milioni di euro, quasi 800 miliardi di vecchie lire, nel momento in cui tutti sono in difficoltà. Intanto Placido ricorda i motivi per votare sì al referendum sull'acqua. Parigi e Berlino, che sono due grandi capitali europee, hanno deciso di ripubblicizzare l'acqua perché le esperienze di privatizzazione hanno portato a nessun investimento e un aumento vertiginoso delle tariffe. Quindi abbiamo anche dei precedenti, ecco perché l'acqua deve essere pubblica, perché nell'intimo di ognuno di noi, che quando nasciamo sappiamo che l'acqua è nella nostra disponibilità e sull'acqua non si può lucrare, non si può speculare, non si possono fare gli affari.